sono grato all'ambasciatore per aver organizzato questo incontro in questa sede splendida e storica del nostro Istituto di Cultura, la Città del Messico. Oggi tutti gli italiani sono con l'animo triste per la morte dei nostri nove concittadini assassinati in Bangladesh, vittime di una violenza terroristica che semina in tutti i continenti violenza e morte. Erano nostri concittadini che stavano operando in quel paese, contribuendo anche alla sua crescita. Proprio hanno impersonato il contrasto tra la pacifica convivenza, la volontà di lavorare, di impegnarsi in collaborazione con altri e l'ottusità dell'oscurantismo, della violenza e del terrorismo. È una condizione questa che può ben capire una comunità come quella italiana in Messico. Anche la comunità italiana in Bangladesh è impegnata nello sviluppare relazioni di collaborazione, nel contribuire alla crescita di quel paese. Questo è un tratto tipico, consueto delle collettività italiane all'estero. E questa che voi oggi rappresentate, la collettività italiana in Messico, ha esattamente questa propensione, questo carattere, questa vocazione, contribuire alla crescita di questo paese che ha accolto tanti italiani, che vi sono realizzati, sono impegnati, sono in tanti settori, dall'impresa all'accademia, alla ricerca, sono impegnati per far sviluppare questo paese, un paese amico dell'Italia. Messico e Italia sono legati da un'amicizia profonda, da una crescente collaborazione, una collaborazione sul piano politico internazionale, sul quale si ritrovano di consueto composizioni comuni e condivise, sul piano economico, con una crescente collaborazione con tanti italiani qui impegnati nell'economia messicana, che contribuiscono insieme al prestigio del nostro paese e allo sviluppo di questo paese amico. Vi è un altro elemento che voi, come avviene di consueto per le comunità italiane all'estero, realizzate e manifestate, ed è quello del principale legame che c'è tra i nostri due paesi. L'amicizia, la collaborazione fra le nazioni, fra gli stati, si manifesta attraverso gli incontri, come questa mia visita oggi, in questi giorni qui in Messico, si manifesta nel contatto collaborativo, nel comune impegno per trovare strade convergenti delle istituzioni dei due paesi. Si realizza attraverso l'azione degli ambasciatori, di coloro che con loro lavorano per migliorare le relazioni, per sviluppare una crescente collaborazione concreta fra i due paesi. Ma il rapporto più vero, più autentico, più intenso, più duraturo è quello che si realizza attraverso quel tessuto di relazioni umane, personali, professionali, affettive, economiche, culturali, che realizzano le comunità. È questo il tessuto che di più lega in amicizia due paesi. E di questo voi siete protagonisti, ciascuno di voi è protagonista di questo impegno, di questo aspetto, di questo forte contributo all'amicizia tra Messico e Italia. Io so che la collettività italiana in Messico è non soltanto fortemente radicata, fortemente integrata, protagonista in tanti aspetti, in tanti settori, ma so anche che mantiene con molta,
con molto affetto uno stretto legame con l'Italia. Anche per questo, ripeto, la vostra presenza è un ponte di collaborazione, è un elemento che unisce Messico-Italia in maniera inscindibile. Io vi ringrazio per quanto fate, per come tenete alto davvero il prestigio del nostro Paese. Vi faccio molti auguri. E malgrado siamo tutti velati dalla tristezza per quel che è avvenuto ieri in Bangladesh, sono davvero molto lieto, non tanto di essere in Messico, ma di essere in Messico qui questa sera con voi. Grazie.